proprio inferno è divampato in due distinte vie di Trepuzzi nella notte. In un caso ad essere distrutte dalle fiamme appiccate da ignoti sono state due auto appartenenti a una coppia di coniugi, una Peugeot 207 e una Fiat Panda. Le fiamme sono partite dalla Peugeot per poi estendersi all'utilitaria vicina. Nel secondo caso, ad essere avvolta dal rogo in una via limitrofa, una Hyundai Santa Fe appartenente a un cinquantenne del posto. Il movente doloso è stato evidente sin da subito agli occhi dei carabinieri, intervenuti sul posto vista la presenza di bottigliette incendiarie. Un mistero quindi su cui stanno lavorando i militari della compagnia di Campi Salentina. Verso le 2:30 della notte scorsa, approfittando del buio ma soprattutto della totale assenza di chi che sia per le strade di Santa Cesaria Terme, non ancora presa d'assalto dai turisti del periodo estivo, la sede della Banca Popolare Pugliese, sita nella centralissima via Roma, è stata presa d'assalto. In particolare, ignoti, dopo aver messo fuori uso le telecamere di sorveglianza, hanno utilizzato una fiamma ossidrica per cercare di manomettere e aprire lo sportello bancomat. L'intento criminale dei ladri però non ha portato i frutti sperati, in quanto è subito scattato l'allarme che ha fatto precipitare sul posto gli agenti dell'istituto di vigilanza Sveviapol. Il furto quindi non è andato a segno e prima dell'arrivo della vigilanza e successivamente dei carabinieri i malviventi si sono dati alla fuga. A Martano, verso le 3 di notte, un colpo è stato messo a segno presso il locale Bar Tabacchi della Total Erg di Martano, posto sulla strada provinciale che conduce a Maglie. Ignoti, dopo aver distrutto la centralina dell'allarme posta all'ingresso, hanno forzato la porta con un piccone. Dopo aver preso quindi a picconate la serratura, sono riusciti a introdursi nel locale e impossessarsi di 50 stecche di sigarette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno trovato il piccone che i malviventi hanno usato per compiere il colpo. Dopo aver sequestrato lo strumento da scasso, i militari hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili. Dopo i giorni di riposo concessi da Mister Toma in occasione delle vacanze pasquali, i giallorossi si sono ritrovati ieri al Via del Mare per iniziare la preparazione che li porterà alla partita di domenica 14 aprile contro la Reggiana. Assente in permesso Dramé, ha svolto differenziato Petrachi. Buone notizie giungono dal reparto avanzato: il bomber Foti, dopo un periodo trascorso a Genova per curare il fastidio alla schiena, si è aggregato al gruppo e ha svolto la prima parte del lavoro insieme ai compagni. Oggi capitan Giacomazzi e compagni saranno impegnati in una doppia seduta: al mattino al Colaci di Calimera e nel pomeriggio trasferimento al Via del Mare.